perché è arrivato il momento, cari web spettatori di TV Radicale, dell'appuntamento più atteso su questa emittente, una leggera euforia. E chi bisogna chiamare se non l'anima di una leggera euforia, cioè Claudia Sterzi? Ciao Claudia! Vedi che presentazioni ti faccio io, eh? Cioè ti prego di notare, di apprezzare le presentazioni che ti faccio ogni volta. Come stai Claudia? Bene, bene, grazie, mi sentite bene? Sei anche tu un po' raffreddata come tutti quanti? No. No, e allora io avevo l'impressione che tu fossi raffreddata. Allora, quali sono i tuoi ospiti di questa sera, Claudia? Oh, non ho nessun ospite, Roberto. Io No. volevo parlare del fanatogramma, proprio parlando del piccolo spacciatore, come ho annunciato, e volevo anche mandare dei video, ma purtroppo non siamo riusciti evidentemente a Ah. metterci in contatto bene su questo. E Ok. quindi niente, posso... a questo punto sono le 21:00, se ne arrivare fino alle 22:30 perché Ho aspettiamo poi capito. per calciolare la seconda parte Possiamo quando parliamo aggiungere di qualcuno alla Sara. conversazione se vuoi. Perché non avevo che Come? io non sapevo questa cosa, io credevo che ci fossero dei contatti da introdurre nella trasmissione. Possiamo aggiungere qualcuno? Gianni come l'altra volta, ti va bene? Chi volete? Aggiungiamo Gianni, Sarà bene. sei disponibile. Allora, vediamo Gianni che sicuramente sarà disponibile perché sempre lo è. Vediamo se risponde. Ciao Eccomi. Gianni, ci sei? Sì, Gianni, ci sei sono. stato praticamente reclutato per una Sì. trasmissione con Claudia, una leggera euforia. Sì, va bene, Sei stavo disponibile? mangiando. Stavi mangiando? Beh, anche Ok, questa è TV Radicale, ok. ragazzi. Sì. Anche questa è TV Radicale. Vediamo chi altro vuol venire in trasmissione, così vediamo di fare una sorta di leggera Dai, euforia andiamo qualcun altro in allargata. trasmissione, volete? Vediamo se c'è qualcuno in chat che vuole partecipare. Non lo so, chiedo a Un'euforia di gruppo. Stefano Russo, Luigi, Vabbè, io vuole... intanto, e guarda, io intanto comincio se volete, chi vuole introduco l'argomento. partecipare? Marzo Vitale dice Antonio Borrelli 5. Vuole Cinque? partecipare Marzo Vitale? Sono in cinque? No, forse è il nick. Non lo Ah. so. Allora, io chiedo in chat chi vuole partecipare a una leggera euforia. Chi vuole Io ci partecipare a una leggera euforia? Ecco, vabbè, intanto Claudia, introducici un po' l'argomento. Certo, molto volentieri. Dunque, io volevo parlare appunto di questa figura sociale che è lo spacciatore piccolo, il piccolo spacciatore è questo sconosciuto, perché dico questo sconosciuto perché Allora, spesso... aggiungiamo un contatto, Claudia, c'è Antonio Borrelli che chiede di poter partecipare. Benvenuto. Lo aggiungiamo. Aspetta un Io dico una attimo. figura ignota semplicemente perché spesso nell'opinione pubblica e nel sentimento popolare lo spacciatore è una figura unica, cioè si tende a confondere il grande narcotrafficante, la persona che ha unico scopo di lucro, sapendo benissimo quello che fa, muove tonnellate di droghe illegali e di denaro, con quelle che poi sono gli ultimi anelli di una catena lunghissima che arriva fino nelle nostre città e nelle nostre strade. Siccome invece si tratta di fenomeni ben diversi, che però vengono trattati in maniera diversa anche dalle politiche attuali sulle droghe, mi sembrava utile fare un piccolo messa a punto esatta di che cosa vuol dire esattamente il discorso che io sto cercando di fare, che poi è una cosa che è stata affrontata anche nella Global Commission, nella forza della Global Commission, e cioè il fatto che spesso le operazioni di polizia, quelle più violente, quelle più diciamo proprio di forze di polizia, di forze dell'ordine, vengono rivolte con maggior accanimento e con più risorse, con più dispendio di uomini e di forze sui piccoli spacciatori che non su quelli che si chiamano i pesci piccoli, che non su quelli che si chiamano invece i pesci grossi, che sono quelli appunto che muovono le tonnellate in tutto il mercato della droga mondiale. E spesso vediamo infatti anche in Italia le carceri piene di piccoli spacciatori, mentre quelli che sono i grandi spacciatori, quelli che hanno ricavato e costruito degli imperi in termini di euro e denaro, di potere anche, molto spesso in carcere non ci finiscono mai, è molto raro che ci finiscano e non hanno magari nemmeno
quell'aspetto che noi immaginiamo, quello che il sentimento popolare può immaginarsi, cioè non è che sono picciotti o guida, ma magari sono signori distinti che stanno nei consigli di amministrazione delle banche oppure nelle siti finanziarie di mezzo mondo. E qui sono i pesci grossi che scappano continuamente a quella che è l'azione di polizia, che in realtà non viene messa in atto contro di loro. Anche perché appunto i soldi che guadagnano servono anche per promuovere le forze dell'ordine e per corrompere gli uomini politici. Il piccolo spacciatore invece che è il piccolo spacciatore delle nostre società, quella che è l'Italia ma anche in altre società europee, molto spesso è un extracomunitario, per esempio, un extracomunitario che arriva in Italia, magari attratto dal sogno di poter condurre una vita più facile. Mi state sentendo? Sì, sì, Claudio, ho aggiunto Antonio Borrelli alla conversazione. Ok, e magari appunto sedotto da un sogno di vita migliore da quella che sta facendo nel suo paese, e poi arriva qua e piano piano scopre che il lavoro non c'è, è molto difficile averlo, c'è molto sfruttamento, magari poi incontra un suo conterraneo semplicemente che sta a vendere bustine a un angolo di strada, quello gli propone una sistemazione con questo lavoro, perché alla fine è un lavoro tutto sommato. E per cui molto spesso questo è un extracomunitario che semplicemente cerca di comprarsi da mangiare, di mandare i soldi a casa, spacciando delle piccolissime quantità, che però sono quelle quantità che poi bastano per farlo arrestare e sbattere sulle pagine dei giornali. Infatti proprio di recente, in questi giorni, c'è stato questo ragazzo che sembra senegalese, di 21 anni, che ha avuto nome, cognome e fotografia messa sul giornale locale, mi sembra, di Ferrara, perché aveva una quantità tipo 2 grammi di hashish, qualcosa del genere, o 2 grammi di hashish, una eroina, comunque non nemmeno 2 grammi, soltanto che erano imballati in due bustine diverse, e questo presuppone che hanno anche lo spazio, oltre al fatto che essendo un comunitario senegalese, il fatto che questi 2 grammi fossero divisi in due bustine vuol dire che uno spacciatore è stato arrestato, aveva anche 80 euro in tasca, c'è cioè una cifra assolutamente non rilevante, però la sua condizione, perché spesso poi chi è che spaccia? Si pensa che spaccia vuol dire che non ha soldi, nel senso che poi si tiene conto di questo criterio. Se 10 grammi ce l'ha un ricco professionista, che se non di fumo o questione di cocaina, ce li ha un ricco professionista che capisce col suo avvocato, che argomenta che quello è il suo consumo per tutto un mese e che l'ha fatto tutto insieme da consumo personale, ha delle grosse possibilità o delle possibilità di essere tenuto e magari di passare da liscia col consumo invece che con lo spaccio. Se avere 10 grammi è un poveraccio, non ha niente in banca, che non ha nemmeno conto, non ha lavoro, che è disoccupato, che è extracomunitario, che magari non ha neanche permesso di soggiorno, automaticamente questi 10 grammi si suppone, si evince e si giudica che non sono più un consumo personale, ma sono per essere spacciati. E quindi che sia vero o che non sia vero, molto facilmente l'extracomunitario che vende le sue dosi all'angolo di strada viene poi, va poi a ingrassare tutto il meccanismo carcerario con tutto quello che è il sovraffollamento, le spese eccessive di gestione e tutto quello che comporta poi la mancanza degli agenti, tutto quello che sappiamo sulle carceri. Questa è una figura di spacciatore piccolo di strada. Un'altra possibilità del spacciatore di piccolo di strada, per esempio, invece è quella di essere un tossicodipendente. Un tossicodipendente che spaccia allo scopo di procurarsi del denaro per comprarsi le dosi giornaliere. Chiaramente questa è una condizione di malattia psicologica e anche tipica di dipendenza, e d'altra parte è sempre successo che le persone delinquessero per procurarsi ciò di cui hanno bisogno. Il problema è che non è certo un problema che si può affrontare arrestando tutti i tossicodipendenti, come invece sta succedendo, col fatto che dice sì, è un tossicodipendente però è anche uno spacciatore. Sì, però le condizioni sono talmente correlate che alla fine è più importante, più magari definitivo, cercare di curare quella che è la malattia di fondo e non il punire e il incarcerare la persona in questione. Bene, intanto Claudio, si sono aggiunti alla trasmissione. Altra figura del piccolo spacciatore è invece l'amico che va. Già, Claudia, mi ascolti? Claudia? Dimmi. Non mi avevi sentito, stavo appunto dicendo che si sono aggiunti alla trasmissione, oltre a Gianni Codacione, anche Antonio Borrelli e Stefano Russo. Quindi magari potremmo fare un giro, se vuoi organizzare la puntata, fai te, però ci sono anche loro in trasmissione.
Oh, perfetto, siamo in tanti allora, non li vedevo. Sì. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, io finisco di dare la mia, l'ultima categoria, almeno per come la vedo io, eh. Faccio anche un discorso sui coltivatori, breve, e poi vi lascio la parola anche a tutti, per sentire un po' che avete da, da osservare su quello che io vi ho più o meno raccontato. E l'altra figura di cui volevo parlare come piccolo spacciatore è il ragazzo che appunto va a fare un acquisto per conto di amici. Magari sono in 3, in 4, vogliono andare a fare una vacanza e vogliono fare un acquisto molto grosso, e è ovvio che non si va in 4 tutti insieme a dare nell'occhio in una piazza di una città, ma si manda uno a fare questo acquisto, e chiaramente se questo ragazzo poi finisce nelle mani dei carabinieri o della polizia al momento che fa l'acquisto, o quando poi va a casa, la divide e la porta e la consegna agli amici, è chiaro che verrà considerato un piccolo spacciatore a tutti gli effetti, e mentre insomma è una cosa un po' diversa essere spacciatori e andare a comprare per conto di altri, avendo fatto una scelta informata tutti insieme su cosa si va a acquistare, c'è una certa differenza. Per cui questa figura nella commissione globale viene messa anche in connessione un po' col contadino andino o afgano, perché si dice alla fine persone che hanno bisogno ce ne saranno sempre, per cui per quanta polizia possa dispiegarsi per mettere dentro tutti questi piccoli disgraziati, comunque ce ne saranno sempre altrettanti che rinasceranno, un po' come coloro che coltivano i cocaleros, che coltivano cocaina nel territorio andino, che coltivano papavero nei territori afghani. Molto spesso sono famiglie che devono semplicemente sopravvivere e poi si trovano a fare i conti da una parte con le riduzioni di polizia, che poi in realtà sono guerre fra bande, e quando una banda vince sull'altra ci sono le conseguenti persecuzioni e perquisizioni fatte nel territorio degli altri praticamente. E oltretutto si trovano anche poi a essere comunque in qualche maniera, come sono i piccoli spacciatori da noi, mal visti dalla società cosiddetta civile, no? Perché alla fine sono dei poveri contadini che lavorano per bisogno e per disperazione, però hanno fatto la scelta di coltivare ed essere complici in qualche modo, tra virgolette, del narcotraffico, per quanto siano spinti in realtà dal bisogno. Magari la stessa persona che poi, che ne so, magari trova altre maniere di vivere, che apparentemente se magari va a chiedere l'elemosina alla Chiesa Cattolica in Messico, oppure dei figli per carità come personale di servizio, e magari poi si trova a giudicare chi coltiva la pianta di cocaina sulle colline, perché c'è dietro tutto un pregiudizio. In realtà si tratta di situazioni che vengono messe in moto principalmente dalla miseria, come nel caso appunto dell'estra comunitaria in Italia, sono situazioni che vengono messe in moto principalmente dalla povertà e dal bisogno comunque di sbarcare il lunario e di sopravvivere, o dalla malattia nel caso del tossicodipendente, che è una coercizione proprio andare a cercarsi la dose, e di questo si approfitta poi il grande narcotrafficante che gli fa arrivare attraverso una catena via via a scalare le dosi da prendere. Il rischio maggiore naturalmente lo prende uno spacciatore di strada, quello che fa passare le tonnellate, di rischi ne prende ben pochi, basta che unga bene le ruote giuste. Sì, ci sono dei rischi chiaramente di sconti tra bande anche a alti livelli, però comunque il rischio più grosso di carcere se lo prende il piccolo spacciatore di strada. Ti darei un po' di parola. Bene, a chi prende la parola? Passiamo a Antonio. Antonio, a te la parola. Antonio, sentiamo Antonio. Ciao, saluti a tutti. Io non sentivo però bene, mi arrivava un audio smuzzicato, tentennante, insomma, con sbalzi di... però ecco, faccio la prova a microfono e passo. Devo dire che però, preannunciare che sto bevendo dell'ottimo, del buon Valpolicella classico, mentre ho fumato del pessimo hashish, e questo è il punto che mi ha portato mio figlio la cannetta di papà. E ora era del nero tutto colloso, però pochi giorni prima avevo assaggiato dell'erba, e 15 giorni prima ancora che gli avevo rubato un ciccetto a un figlio di un mio amico che aveva coltivato una decina di piante con molta cura all'aperto, eccetera, e si incazzò moltissimo. Io dico, ma come la sei fumata? L'hai fatta seccare? Dico, no, me la sono scaldata in padella, ed era ottima, devo dire, già allora.
Dopodiché lui che si incazzò davvero tanto anche per scusarsi, trattandomi veramente come un neofita, un cialtrone, uno che annacqua il vino, insomma, lo champagne addirittura, me l'ha regalato un pochettino essiccato a regola d'arte. Cazzarola, aveva ragione, 10 volte tanto, buonissimo. E allora l'idea che questa cosa pura, che sgorga dalla terra, dalla cura della persona, e che è un diritto che dovrebbe essere di tutti, sacrosanto, e quella robaccia di mercato, la differenza è davvero elevata, e credo che se no altrimenti qui ci sono compromissioni di tipo anche di condizionamento dell'umore, artefatto, perché ci vuole poco ad addizionare la partita, voglio dire, no? Se funziona il mio microfono, viva, passo, grazie. Un bacione, un saluto a tutti, a sentirci magari, eh? Sono qua. Ok, okay, Gianni o Stefano? Stefano era caduto. Vai, prima. Stefano, no, forse non hai sentito tutto l'intervento di Claudia. No, perché mi sono saltate le valvole. Capita. Avevo una domanda tecnica per Claudia. Che sappia lei, il pentitismo per spaccio funziona o no? Scusa, l'ho capito. Il pentitismo per spaccio. Ah, certo che funziona il pentitismo per spaccio. Che il pentitismo della relazione funziona, e parli di questo? Ma porta poi il grosso spacciatore o no? Ma non può, in realtà spesso porta una guerra tra piccoli spacciatori, cioè il piccolo spacciatore ma nemmeno, diciamo che più che altro il ragazzo che viene preso con appunto un grammo in più di quello consentito, facilmente viene indotto, se è molto giovane e se è debole di carattere, viene indotto poi attraverso vari tipi di minacce a dire chi te l'ha fornito, chi te l'ha dato, chi te l'ha venduto, ma questo non riconduce al grande spettatore. Qui si parla sempre, si passa un livello di grammi, dai 100 grammi in giù, diciamo, una grandissima fetta del piccolo spaccio che poi viene messo in carcere. Poi i grandi spacciatori sono persone che ne muovono centinaia e centinaia di migliaia di tonnellate, cioè c'è una differenza enorme, e nel mezzo c'è una gamma vastissima. Chiaramente il piccolissimo spacciatore di strada con le bustine fa riferimento a un sub, a sua volta, a un sub spacciatore, non certo va direttamente a comprare la chili, cioè chi la compra la chili, la vendita, poi gli etti finiscono in decine di grammi, le decine di grammi finiscono in grammi. Ognuno di questi passaggi si alza il prezzo e si peggiora la qualità, naturalmente, perché ognuno poi cerca di aggiungere magari altre sostanze, specialmente alle polveri, per fare dei tagli. Però quello che la polizia può ottenere poi dividendo il ragazzino con 3 grammi o con 5 grammi è di arrivare a colui che ne ha 10. In realtà è spesso lì che poi si fermano queste brillanti azioni di polizia. Io quello che volevo infatti farvi vedere nei video è una rassegna di telegiornali in cui appunto vengono descritte queste brillanti azioni di polizia in cui si dà un colpo definitivo allo spaccio di un'intera zona, per esempio perché si è sequestrato 80 grammi di hashish, e questo secondo loro dà un colpo definitivo allo spaccio di una zona. 80 grammi di hashish, ma dobbiamo probabilmente in mezz'ora in una delle tante manifestazioni giovanili che ci sono tutte le sere o tutti i giorni nelle nostre città. 80 grammi di hashish è una cosa ridicola veramente, una quantità. Per cui vengono vantate queste operazioni come operazioni che risolvono chissà che il giorno dopo c'è già pronto un altro piccolo spacciatore con altri 80 grammi e non si ha nessun risultato se non di riempire le carceri e nel frattempo di lasciare completamente disturbati quelli appunto che costituiscono una rete mondiale globale di narcotraffico che muove le sostanze illegali in giro per tutto il mondo in maniera centralizzata, in maniera scientifica finale. E quindi la cosa si ferma a livello medio, insomma, massimo. Questa è la mia risposta alla domanda. Chiaro. Che silenzio, Gianni, forza, una domanda per Claudia. Il problema grosso è che questo già si era affrontato negli anni 70 anche questo discorso, che andava ben distinto il consumatore dallo spacciatore, perché spesso c'è anche il rischio
di confondere il dispacciatore col consumatore. Questo è il caso sia del tossicodipendente, non dell'extracomunitario, perché spesso l'extracomunitario poi non fa uso anche di droga, la vende e basta, però il tossicodipendente e il ragazzo appunto che va a comprarla per conto degli amici sono anche consumatori. Molto spesso il narcotrafficante magari neanche consuma ciò che vende, magari consuma altre cose, magari consuma altre qualità e altri tipi di cose, però non sempre consuma ciò che vende. Invece quello che poi finisce in carcere è il piccolo consumatore barra spacciatore, ed è più facilmente questo che poi si sono subite le conseguenze. E purtroppo il fatto che oltre a subire le conseguenze e a rovinare la vita della gente, che alla fine non se lo merita fino in fondo, quello che si fanno si investono risorse per stroncare invece dall'altra parte le mafie organizzate. Per cui il problema è enorme, si ricollega a quello che diceva anche Marco prima su Saviano. Saviano, il libro che ha scritto il primo, ha degli interi capitoli dedicati al traffico di cocaina nella zona di Napoli, dove veramente ci si comincia a rendere conto delle cifre. E lui dà cose che si erano sempre sapute, certo, ma che sono state messe, come ha detto giustamente Marco, sono state messe tutte insieme in un libro solo. In realtà anche a me mi ha impressionato, anche se ho dei dubbi poi su Saviano, però comunque anche quando l'ho letto la prima volta il libro mi ha impressionato, perché mette tutti insieme e dà un'idea di quanto grande possa essere il giro legato appunto intorno particolarmente al traffico della cocaina nella zona di Napoli, che è una cosa veramente immensa. Napoli, per esempio, Salerno, c'è un... veramente c'è una centrale mondiale di quello che è il narcotraffico della cocaina. E un'altra cosa che volevo dire su quello che ha detto Marco Marchesi di Saviano, in realtà io sono testimone della verità di quello che lui ha detto, cioè della vita che fa Roberto, perché è venuto un pomeriggio in Argentina a parlare con Marco Pannella, io me ne sono accorta che c'era Saviano dal fatto che sono uscita dal portone e ho trovato tre tipi davanti al portone che mi sono sembrati chiaramente dei poliziotti borghesi, anche piuttosto inquietanti. E dico, che è successo? C'è la polizia alla porta, cioè sì, c'è Saviano da Pannella, per cui queste tre persone stavano sul portone, tutto il tempo che lui è rimasto dentro, un'oretta e mezzo, sono rimaste piantate sul portone e non potevano muoversi di lì, e questa è la vita che deve fare, che sicuramente, come ha detto bene lui, è privata di qualunque tipo di ormai di scelta, di decisione personale, perché si deve sempre muovere con tante persone dietro. Questo perché ha affrontato un tema veramente pesante, che è il tema del narcotraffico, specialmente nel Sud Italia, è un tema pesantissimo. Noi abbiamo visto anche con i ragazzi di Caserta come affrontare questo tema sia stato un tentativo da una parte ben riuscito, è veramente interessante, una cosa da portare avanti, ma anche ci ha attirato molte minacce esplicite, no, però comunque abbiamo sentito l'atmosfera veramente intorno a noi raggelarsi quando abbiamo cominciato a trattare questo argomento del narcotraffico, perché io andare a Caserta è una cosa che veramente si nota in maniera palese, molto più che non rispetto alle altre regioni, e che magari l'ho già raccontato, ma vi dico, ogni mattina poi sul giornale si legge arrestato il boss della tale famiglia per narcotraffico, armi, eccetera, e poi era stato il sindaco di e il nome di qualche paese intorno, e quindi si vede proprio questa commissione tra la politica condotta e il narcotraffico, viene fuori in maniera molto più evidente rispetto a quello che poi non accade in altre regioni, dove c'è lo stesso, però è meno apparente, è meno chiara, così è meno patrimonio comune pubblico che tutti vedono in maniera così chiara e palese. Per non dire poi anche di tutto il resto, perché questo cosa genera poi tutti i problemi delle discariche, appunto di una politica corrotta, di forze dell'ordine corrotte, che poi si riflettono anche sul discorso ambientale e su tutto quello che poi portate avanti nelle altre trasmissioni rispetto alle varie vicende sull'amianto, sulle discariche e sui rifiuti tossici. Bene. Altre domande, Gianni, Antonio, Stefano, ci sono altre domande? Io volevo chiusare un attimo sul discorso che prima si faceva del piccolo spacciatore, che spesso praticamente è una categoria umana, un'antropologia che in qualche modo rappresenta un pochino spesso, anzi è rappresentata da persone molto giovani, spesso anche attivate dalla possibilità di fare
dei soldi in modo abbastanza facile, lucroso, con un rischio che magari ben poco si percepisce, e che quando incappano appunto nelle maglie della repressione sono particolarmente vulnerabili, perché ha un po' la giovane età, un po' l'inesperienza, un po' l'incoscienza, non hanno idea di tutto quello che poi è il procedimento di reperimento di nomi attraverso il tentativo appunto di ottenere poi i nomi del pusher o dello spacciatore. Ed è un pochino l'antropologia che poi messo nelle carceri, nelle nostre carceri, annovera appunto la massima percentuale di suicidi, soprattutto nelle parti iniziali, nei primi due o tre settimane, il tutto praticamente per ottenere appunto una sorta di delazione che è finalizzata poi alla fine a ottenere appunto un nome di chi, non del grande spacciatore, ma insomma di colui che movimenta una piccola zona di contrabbando, e alla fine sono più i danni di quanto non siano poi dopo i vantaggi, anche a livello globale, sostanziale, perché poi insomma sono anche delle persone che vengono in qualche modo a contatto con realtà carcerarie deletere e che lasciano un'impronta su queste persone, spesso molto giovani. Per quanto riguarda la procedura poi appunto del piccolo spaccio, non so se poi appunto il discorso del pentitismo in questi casi che accennava Stefano possa essere in una considerazione di una politica giudiziaria globale effettivamente appagante, perché poi alla fine, ripeto, i grandi sono nomi che sfuggono, che ovviamente non si vengono a sapere, ma proprio perché si sa che ovviamente il piccolo è anche meno esperto, sa sottrarsi meno alle maglie appunto della repressione, potrebbe poi rivelare nomi, quindi è un accanimento che poi va sempre nei confronti dell'anello più debole, dell'anello che meno può portare attraverso la direzione a un contributo fattivo nei confronti appunto di questa politica repressiva. Antonio aveva sollevato un discorso importantissimo che è alla base del proibizionismo, cioè una pratica che umanamente, come quella della coltivazione di una pianta o comunque della consumazione di una sostanza naturale, è assolutamente indegno che possa essere proibito, ma soprattutto in un paese come l'Italia, poi Claudia spesso ce ne ha parlato, dove la cultura della canapa, della coltivazione, della lavorazione della canapa è stata una cultura e un presente in molte regioni, anche con un'apertura di spazi economici e occupazionali importanti, soprattutto in passato, che sono stati completamente abolite ope legis, perseguendo appunto questa sorta di delirio proibizionista che non porta a nessun risultato, a mio parere è provato che porta semplicemente ad un aumento dei costi, ad una capillarizzazione del fenomeno e oltretutto porta anche a dei danni che si provocano nelle isole, diciamo, presenti qui e lì, parliamo ad esempio dell'Europa, delle isole presenti di tolleranza se non di antiproibizionismo. Sto parlando per esempio dell'Olanda, dove come in tutti i fenomeni di proibizionismo, dove appunto non c'è questa repressione ferrea, c'è l'afflusso di tutti coloro che vogliono in qualche modo godersi l'utilizzo senza stare con l'ansia di queste sostanze, e quindi c'è questo afflusso che poi è anche dall'estero, moltissimi italiani vanno in Olanda o andavano in Olanda per questi motivi e diventano dei problemi, perché ovviamente anche come imponenza di persone, di tutte finalizzate all'utilizzo e al consumo di quel singolo prodotto, alla fine diventa un problema effettivamente anche tra virgolette di ordine pubblico, un problema difficilmente da gestire come mole
di persone che si riversa in quei singoli ambienti dove è concessa questi spazi, dove sono concessi questi spazi di tolleranza. E quindi questo nostro proibizionismo così esasperato e integralista va a inquinare in qualche modo, a rovinare, a disturbare, a infastidire anche quelle piccole isole di tolleranza, se non di antiproibizionismo, che poi alla fine si regolano di conseguenza. Infatti adesso in Olanda sappiamo che stanno iniziando a ridurre gli spazi di tolleranza, se così possiamo dire, per quanto riguarda il consumo di marijuana e hashish, perché vedono che ovviamente diventa un problema pesante, perché insomma è un afflusso veramente notevole di persone, difficile da gestire. È un po' una malattia endemica, quasi infettiva, questo nostro proibizionismo. Non voglio dilungarmi oltre e passo la parola agli altri. Giovanni, volevi fare delle domande? Allora, non so se è connesso. Cioè, connesso. Sì, mi Giovanni? Sentite? Sì, sì, ti sentiamo Giovanni. Sì, ci sono, mi sentite? Sì, sì. Vai Giovanni. Ok. Ok, dunque, beh, innanzitutto volevo fare un discorso generale e sentire l'opinione di Claudio e di Gianni, che sono grosso modo gli antiproibizionisti, insomma, di riferimento che conosco. Però prima vorrei fare una piccola domanda prima a Gianni, perché parlando dell'Olanda mi ha ricordato che effettivamente c'è stata questa legge che prevede, se non sbaglio, adesso correggetemi, di chiudere insomma la possibilità di frequentare i coffee shop agli stranieri. Vorrei sapere se ci sono aggiornamenti al riguardo, soprattutto perché se non ci sono mai stato io non posso perdermi l'occasione di andare in Olanda, quindi mi devo organizzare per andarci se in sostanza non c'è, vogliono togliere questa cosa. Il discorso invece è un po' più generale, sì, se vuoi rispondere subito va bene. Vado? Vai. Sì, volevo risponderti perché gli aggiornamenti proprio ultimi, non so se Gianni, se non è per sfiducia verso Gianni, assolutamente, però magari me li sono guardati proprio da poco e sono che a gennaio in teoria dovrebbero essere chiusi tutti i coffee shop olandesi. Questa è la decisione che ha preso il governo, che peraltro è un governo di centrodestra. Però c'è il fatto che la città di Amsterdam invece è governata dal centro-sinistra ed ha dichiarato fin da ora che la città di Amsterdam non ci sta assolutamente a ottemperare a questa direttiva, per cui ci sarà da vedere un po', ci sarà da giocarsela. Molto probabilmente per Amsterdam, la città ancora non è finita, però per quello che riguarda tutti gli altri paesi olandesi, il confine specialmente, da gennaio in poi dovrebbe essere definitiva la tessera per i residenti. Cioè, come è stato in un periodo in Svizzera, possono accedere ai coffee shop soltanto i residenti che avranno una tessera, proprio una tessera da canapa, si chiama la tessera per la canapa, e loro potranno avere accesso, mentre quelli che vengono da fuori no. Come giustamente diceva Gianni, non è certo perché si siano visti effetti negativi sulla popolazione, anzi il consumo è diminuito nella popolazione dopo che c'è stato questo appunto fenomeno dei coffee shop, ma è perché appunto i problemi di ordine pubblico si fermano poi la sera del venerdì e sabato, quando arrivano centinaia, migliaia, decine di migliaia di giovani da tutti i paesi confinanti. E poi sono giovani esasperati dal proibizionismo che hanno nei loro paesi, per cui esagerano come quando vengono a Firenze a bere i pianti, cioè esagerano e tendono poi a creare dei problemi, come se ne creano a Firenze e in tante altre città italiane a prendere dell'alcol, perché sicuramente poi il proibizionismo purtroppo dà luogo a fenomeni di abuso, è più direttamente causa di fenomeni di abuso, perché quando si può poi finalmente il sabato sera andare a Amsterdam ci si libera da una serie di repressioni giornaliere e quindi si esagera. Questo è per quello che riguarda Amsterdam. Scusami Gianni, mi sono permesso di rispondere io. No, ci mancherebbe. Esperta, sì. Sei tu qui. Sì, sì, no, io t'ho sentito un po' a singhiozzi, però credo di aver capito. Però mi piacerebbe sapere se, non lo so, se qualcuno di voi ha delle nozioni della giurisprudenza olandese, cioè è possibile che una città, quindi un'amministrazione locale, non rispetti una legge dello Stato? Mi sembra un po', cioè, no? Un po' difficile. Cioè, è possibile che Amsterdam effettivamente sia l'unico porto franco da gennaio in poi che permetterà agli stranieri di usufruire di questo? No, se la giocheranno per un po' di mesi a sconti sui regolamenti.
perché poi naturalmente le città, come da noi un po', ogni zona, poi regione, città ha dei regolamenti autonomi, ci sono delle competenze, verranno discusse, ci saranno discussioni pubbliche sicuramente molto più di quelle che avvengono in Italia, saranno discussioni molto più pubbliche, molto più dibattute anche sui giornali, in televisione, e alla fine poi verranno prese le decisioni naturalmente. Ho capito. E poi invece il discorso più generale. Come? Quello che è sicuro è che se ne saprà di più che in Italia del dibattito in questione. Cioè anche avremo modo di leggere anche noi dei dibattiti seri e non quello che è invece il delirio, diciamo, bipolare che c'è in Italia quando si tratta di questo argomento. Per cui c'è un delirio esagerato da una parte e dall'altra e non c'è mai un dibattito, o difficilmente c'è un dibattito serio nei mezzi di informazione di massa, dico. In Olanda invece è ben diverso, ma non soltanto in Olanda, in tantissimi altri paesi. I dibattiti sono molto più civili e molto più razionali e centrati proprio sui fatti e rispetto anche agli avversari delle idee diverse dalle nostre. In Italia è un po' particolare la vicenda, purtroppo. Sì, sono d'accordo. Se nessun altro, insomma, l'urgenza di fare qualche domanda, di dire qualcosa, io partirei con quello che volevo dire, insomma. Dai, diccelo. Vado? No, dunque, io volevo semplicemente fare un ragionamento e sentire cosa ne pensi tu, innanzitutto Gianni, sperando che non vi incazziate, ecco. Dunque, io da quando ho letto, no, non ridere Gianni, aspetta, da quando ho letto qualche tempo fa Scritti Corsari di Pasolini, c'è stata una cosa che mi ha colpito molto, che era la teorizzazione del fascismo a cui approdano gli antifascismi. Ora, fascismo ovviamente credo che Pasolini intendesse non la definizione politica, quindi la famiglia ultraconservatori, bensì insomma autarchia, dittatura, illiberale, insomma qualcosa di questo tipo. Io da quel momento, insomma, ho provato a fare un po' di riflessioni su tutto ciò che si pone come anti qualcosa. E esattamente come sono approdato appunto a comprendere che gli antifascismi approdano effettivamente ai fascismi, mi sono posto la domanda anche per quanto riguarda gli anti in casa nostra, di conseguenza gli antiproibizionismi e gli anticlericalismi. Ora, posto il fatto che ci mancherebbe che io sono per la legalizzazione, vorrei fare appunto un discorso un po' più sulla forma, un po' più sul metodo e sapere appunto cosa ne pensate di questo. Io ritengo che probabilmente l'essere anti qualcosa non fa che agevolare qualcosa stesso, quindi il creare un antiproibizionismo non fa in un certo senso, secondo me, che creare anche l'humus per il proibizionismo stesso. No, guarda Gianni, ti interrompo per dirti che questo è stato un argomento molto discusso quando io ho fondato l'associazione, sul fatto di chiamarlo o no antiproibizionisti, di mettere la parola antiproibizionisti nel nome, c'è stato un bel dibattito naturalmente, perché giustamente, come dici te, noi siamo per qualcosa e non contro qualcosa, penso che sia questo il discorso che si può fare, sì. Che bisogna dare energia a un'idea in positivo e non essere contro qualcos'altro, e sicuramente l'abbiamo tenuto presente. Il fatto è che l'antiproibizionismo non è che la invento io come parola, ma esiste ed è riconoscibile ed è cercabile anche su motivi di ricerca, cioè è una connotazione sociale, una categoria che ormai va avanti da decenni e che ha dei caratteri ben precisi e che si individua facilmente, perché se tu vuoi fare l'aggettivo in positivo di antiproibizionista o di anche di anticlericale, dovresti dire liberale, laico, perché questi qua poi sono gli aggettivi che vanno in positivo nella direzione opposta, no? Perché se te vuoi parlare di politiche sulla droga o politiche sulle religioni che non siano proibizioniste o che non siano clericali o che non siano protezioniste da un punto di vista economico, perché poi sempre di più si parla, la parte positiva che tu puoi indicare è dire noi siamo liberali e noi siamo laici, e queste sono le due connotazioni che si possono usare, anche radicali volendo, naturalmente. Però si perde un attimo di vista quello che è l'argomento che invece volevo mettere a fuoco con il discorso dell'antiproibizionismo sulle droghe, ma anche su altri aspetti, perché è proprio una specifica che è difficile dargli una connotazione positiva.
se non trovando dei neologismi, certo, dei termini completamente nuovi, che poi ognuno di noi ne ha trovati chissà quanti, fantasiosi di tutti i generi, che però poi non sono connotabili, non sono conosciuti, per riuscire a farsi conoscere dalla massa con bisogno di anni, e non sono appunto ricercabili facilmente sulle motori di ricerca perché nessuno li conosce. Ecco, ne dà un esempio Stefano Lusso nel chat, che dice liberalizionisti, che è molto carino perché è abolizionista, molto bellino veramente, però per esempio, ecco, sarebbe un nome che te, per riuscire a far entrare in testa alla gente un sito www.liberalizionisti.it, ci metti 3-4 anni come minimo, mentre con altri professionisti vai immediatamente in contatto con migliaia di persone che già sono sintonizzate su questa specifica. Certo, certo. No, ma sì, insomma, questa mi sembra una risposta assolutamente coerente, sono d'accordo. Però, allora, sì, insomma, io sono allora assolutamente d'accordo. Questa è la seconda domanda, Gianni. Perché tu dici sì, no, se posso dire qualcosa su questo, volentieri. In linea di massima, essere anti qualcosa non è mai, diciamo, un biglietto da visita premiante, però io devo ammettere che anche integralismo verbale non è una forma di integralismo. In questo caso io, come ho sempre sostenuto, l'antiproibizionismo è un discorso che sta alla base di tante tematiche politiche, ma io direi che questo sulla droga è soltanto una delle tante. L'antiproibizionismo sta per esempio alla base anche dell'anticlericalismo, perché in definitiva l'antiproibizionismo è essere pro-choice, e ci riporta ad altre tematiche, quelle sull'aborto, contro l'aborto, per il divorzio, contro il divorzio. Secondo me l'antiproibizionismo è una sorta di indicazione che comporta semplicemente l'indicazione di essere per l'esercizio responsabile della propria libertà. Dopodiché il resto viene tutto a seguire, cioè si può essere praticamente, definirsi antiproibizionismi secondo me vuol dire definirsi per il diritto all'aborto, per il diritto al divorzio, per il diritto all'utilizzo di sostanze naturali, ma non certo ovviamente il vietato vietare. Ci sono delle cose ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, che è necessario che vengano proibite perché sono di una pericolosità sociale troppo, troppo importante, perché si possa correre il rischio che qualcuno che non sa gestire la propria libertà incorra appunto in danni alle persone. Quindi l'antiproibizionismo, devo dire la verità, è un qualcosa che esula, secondo me, ma io questa cosa l'ho accennata anche in altri casi, esula un po' dal discorso della droga. È un qualcosa che sta, è una prospettiva di vita, è una prospettiva politica che sta proprio alla base di un discorso ampio che comporta la promozione dell'utilizzo della libertà in modo responsabile, che non leda praticamente la libertà altrui. Dopodiché le scelte che ognuno fa sono scelte, si dà per presupposto che siano scelte responsabili, e quindi praticamente il proibirle in default, come accade qui da noi, che praticamente non è più che ciò che è praticamente è proibito deve essere proibito con una legge specifica. Qua è il contrario, è tutto proibito, poi ci stanno degli spazi di libertà che vengono consentiti. È un'inversione della prospettiva. Il proibizionismo, l'antiproibizionismo probabilmente è qualcosa che terminologicamente, probabilmente essere antiproibizionisti subito fa pensare al discorso droghe, però è anche vero che è ben altro, almeno per quanto mi riguarda, è ben altro dagli scenari che qualcuno lo prospettava, dei radicali come coloro che vogliono che tutti quanti si droghino, o che vogliono che, aspetta, com'era l'ultima idea di Pietro, che bestemmiano da mattina alla sera, qualcosa del genere, cioè praticamente l'esercizio irresponsabile della libertà, lesiva anche della libertà più, adesso non c'entra niente il fatto del turpiloquio, ma insomma non è quello, secondo me è un discorso di esercizio responsabile della libertà. Togliere l'antiproibizionismo come termine, giustamente tu dici Giovanni, poco premiante, potrebbe essere sostituito con, però non saprei trovare un termine che possa sintetizzarlo ugualmente,
forse pro-choice, nel senso che la libertà di scelta sempre in qualsiasi campo, anche nel campo dell'utilizzo delle sostanze cosiddette droghe, che poi droghe non sono, ma insomma delle sostanze naturali. Sì, è un problema terminologico, sinceramente non saprei trovare un altro termine. Liberale, non lo so, forse libertario, però libertario anche lì predispone sempre alla sfumatura e alla strumentalizzazione politica del farlo passare libertino, libertino nel senso che abusa della libertà. Sono tutta una serie di discorsi e connotazioni estremamente strumentalizzate che certa politica dà delle parole. La Leggera Euforia è un programma che Claudia porta avanti e ci riguarda le droghe, riguarda gli stupefacenti, la politica delle droghe e così via, contro le droghe e così via. Però ripeto, è proibizionismo, è antiproibizionismo, per esempio, essere per l'aborto, per il divorzio, per il diritto al fine vita, per il diritto all'eutanasia. Sono tutti casi qui in Italia che sono proibiti, di politiche proibizioniste. Sinceramente io un termine che possa complessivamente raggruppare tutte queste politiche radicali radicale per la scelta, ecco, che possa sostituire il termine antiproibizionista, forse un nuovo bisognerebbe coniarlo, non saprei dirti. Però mi rammarica il fatto che parlare di antiproibizionismo, soprattutto quando sentono parlare radicali, venga detto appunto si pensi subito solo alla droga. Non è così, almeno per quanto riguarda, non è così. È un discorso molto più ampio che riguarda la scelta, la libertà di scelta, la libertà di utilizzare le varie possibilità, e che poi appunto un esercizio responsabile della propria libertà uno prende una decisione. Ecco, insomma, questo qui è il discorso. Troviamo un termine sostitutivo che possa essere premiante. Io non lo saprei trovare, ecco. No, sì, no, ma più che per termine, c'è ragione Claudio, in effetti se io credo effettivamente sui motori di ricerca, molto semplicemente, scrivi antiproibizionista, quello cerchi, quello trovi, va benissimo. Però tutt'al più che cambiare il termine, io mi sposterei su magari rilevare certi problemi che nascono da questa politica dell'anti, che è un pericolo che sta sempre dietro l'angolo per quanto riguarda appunto noi, come dici tu, pro-choice, eccetera. E, ad esempio, io quando ho iniziato a leggere le cose che scriveva Claudia, le cose che scrivevi tu sull'antiproibizionismo, e devo mettere in questo caso esclusivamente circa le sostanze stupefacenti, si creava una certa quando si parla della società che proibisce, secondo me si crea qualcosa che non esiste in realtà. Cioè, parlare dei fatti sociali proibizionisti in questo caso è qualcosa di molto fumoso. Io mi baserei più appunto, come dici tu, sulle libertà individuali, anche perché, e qui faccio un esempio molto concreto che mi è capitato sulla bacheca di Claudia, su altri social network, il riferimento ad esempio agli psicofarmaci. Ora, si fa di solito questo ragionamento: c'è un'ipocrisia nella nostra società proibizionista, perché vengono dati ad esempio dei carcerati, oppure vengono prescritti da una massa enorme, effettivamente così, di psichiatri o psicoterapeuti gli psicofarmaci, quando poi invece vengono proibite le sostanze, che alla fine i principi attivi grosso modo agiscono entrambi insomma allo stesso modo, quindi c'è poca differenza. Io qui vorrei fare anche un appello, perché se volete fare l'esempio dei farmaci, non c'è bisogno di fare quello degli psicofarmaci, potete fare l'esempio dei farmaci in generale, potete fare l'esempio anche di una aspirina, di una cardioaspirina, di una tachipirina. Il semplice fatto che si faccia, a mio modo di vedere le cose, un esempio con gli psicofarmaci
È un po' fuorviante per il semplice motivo che si pensa che appunto gli psicofarmaci, vabbè, agiscono sul cervello come agiscono anche le droghe, le sostanze, quindi la stessa roba, ma in realtà non è tanto l'agire sul cervello meno, non credo che sia questo il punto. Il punto Giovanni, è che quando ne parlo come di droghe di Stato, tu sai che nelle carceri, per esempio, detenuti vengono tenuti sedati attraverso il massiccio abuso di psicofarmaci, e particolarmente a quello che faccio riferimento, nel senso che esistono poi delle droghe legali di Stato per le quali non ci si chiede, così come ci si chiede con tanto rigore i danni che possono fare e le conseguenze che possono avere, vengono propinate, non dico forzatamente, ma quasi, e quindi c'è una certa differenza. Il discorso del prevenzionismo non è tanto un fatto di non voler sottolineare quelle che sono le libertà individuali, ci mancherebbe, è un atteggiamento, una strategia, una politica del prevenzionismo, che è una politica anche di marketing da una parte, ma è connotata dal fatto, da una serie di fattori che rendono i prevenzionismi tutti uguali uno all'altro, cioè il fatto che spingono in clandestinità i fenomeni, per cui i fenomeni non possono più essere contati, non si può sapere quante donne abortiscono in un paese dove l'aborto è proibito, non si può sapere quante persone si drogano in un paese dove la droga è proibita, non si può sapere quante, per esempio, non si può avere un controllo nemmeno su fenomeni come le mutilazioni genitali femminili, sono fenomeni totalmente clandestini che avvengono nella clandestinità, dei quali quindi noi non abbiamo notizie, non possiamo lavorarci sopra nel senso sociale, perché non abbiamo proprio le cifre e i dati esatti, e ognuno può inventarsi un po' poi quello che vuole. Questo è uno degli aspetti del prevenzionismo. L'altro effetto è che spinge i fenomeni sociali in clandestinità, e quindi di conseguenza questi fenomeni divengono non solo non quantificabili ma poco sicuri, perché avvengono in condizioni che non sono più igieniche, avvengono in condizioni che non sono più razionali. Questo concerne la droga, naturalmente, che viene venduta senza nessun controllo su ciò che contiene, sulle modalità d'uso, senza nessun cogliente informativo e senza nessuna informazione. Questo riguarda gli aborti clandestini che avvengono in condizioni igieniche e sanitarie disastrose, e per una serie di altri fenomeni che via via ognuno di noi può farsi venire in mente. Per cui il prevenzionismo è raggruppato non tanto dal contrapporsi a un discorso sulle libertà individuali o dall'essere fumoso, è proprio una strategia politica che ha degli effetti secondari ormai ben evidenti a distanza di decine di anni da quando abbiamo cominciato a analizzarli, e che quindi ci si sente di mettere in discussione in quanto prevenzionismo vero e proprio, che ha una definizione ben precisa praticamente. Poi infatti anche di psicofarmaci poi parleremo più approfonditamente, ora tra pochissimo arriva il nostro psicanalista, credo che sia, e con lui parleremo proprio di psicofarmaci. Quello che io volevo dire poi anche in risposta a diverse sollecitazioni che sono arrivate durante gli altri interventi. Il problema grosso, rispetto anche al piccolo spacciatore, il grande spacciatore, il problema grosso è riuscire a combattere la mafia, cioè la vogliamo combattere o no, come diceva Marco prima nella trasmissione sulle mafie. Cioè questa è la maniera di combatterla, mettere dentro piccoli spacciatori e poi imbombarli di psicofarmaci dentro al carcere, perché qua anche di questo si parla, per tenerli sedati in sé in una stanza, e consumatori, mentre intanto noi vediamo in Messico, non abbiamo bisogno neanche di andare a vedere in Messico, possiamo andare a guardare a Caserta, a Napoli, oppure anche a Milano, per altri aspetti, e quante conseguenze poi questo metodo porta, e come noi non riusciamo assolutamente nel corso degli anni, non è migliorata la situazione in Italia rispetto a questo fenomeno, a questo problema, è peggiorato. Noi vediamo l'invasione totale della corruzione in politica, e in parte anche in Italia come in Messico è legata al narcotraffico. Non sarà evidente e a grossissimi livelli come in Messico, però ci avviciniamo parecchio. C'è tutto un indotto di questo tipo, lo vediamo con tutti gli scandali anche politici, con tutta la cocaina che gira nei palazzi dei potere di potere, contro la quale continuo a ripetere tutte le volte non ho niente, però noto come appunto la differenza di trattamento poi sia sostanziale tra chi i palazzi del potere abita e chi non li abita nel trattamento rispetto alle sue droghe. E lì vediamo proprio come l'evoluzione delle forze dell'ordine, la posizione della politica si è infilata anche in Italia, come in Messico, ed è legata in parte, in una bella fetta, anche proprio al narcotraffico. Per cui già affrontare questo problema da questo punto di vista sarebbe un punto interessante dal quale partire proprio rispetto alla realtà italiana.
naturalmente anche il discorso del rispetto del consumatore, i consumatori vanno rispettati perché hanno diritto a un controllo, a un controllo di qualità e a un controllo delle sostanze, anche questo fa parte delle libertà individuali e dei diritti. Senza contare l'enorme tassazione e soldi che potrebbero rientrare dalla legalizzazione dei traffici illegali, perché parla di una quantità di soldi enorme che poi va a unirsi con tutto quello che dovrebbe essere l'emersione di tutta quella che è la finanza e l'economia nera. Finanza e economia nera della quale la droga ha una bella parte, però naturalmente non è soltanto droga. Finanza e l'economia nera sono tutti i contratti al nero, sono tutti gli scontri non emessi, sono tutte le tasse evase, sono tutto quello che è il sommerso, le transazioni al nero e anche il traffico di droga, anche la prostituzione, anche tutta una serie di affari illeciti che ormai vanno in alcune zone d'Italia, forse anche oltre al 50% in realtà degli affari che girano quotidianamente tra le persone. E questo poi dà tutta una misura sballata a quelli che sono i conti anche pubblici, come si fanno a fare se non si tiene conto del nero. Per cui questo problema poi, sì, si parte dal piccolo spacciatore extracomunitario e dal povero tossicodipendente, però poi è un problema che si allarga e che va a coinvolgere dei discorsi enormi politici che non riguardano soltanto la droga. Il tradizionismo è qualcosa di più, io lo interpreto anche come una cultura in qualche modo fascista e mafiosa che si diffonde poi attraverso tutto questo tipo di economia e di contatti e di rapporti tutti quanti a nero. E c'è anche da dire che è proprio l'esatto opposto di quello che è il concetto liberale di libera circolazione delle persone, delle merci, dei beni, delle idee e non per ultime delle elite. Avete sentito? Sì, sì, abbiamo sentito. Io volevo dire se c'è Roberto che ci ascolta. Ci sei Roberto? Roberto dov'è? Sì, ci sono, sono qui. Ok, allora guarda, mi ho arrivato adesso la chiamata di Calciolari. Penso che sia disponibile e dovrebbe poter entrare in trasmissione anche lui. Sì, qual è il... È Cristian, Cristian Aprie. Ok, allora raggiungiamo subito. Sì, a questo punto, vabbè, io mi ritirerei in buon ordine. Insomma, mi sembra di aver rotto abbastanza oggi. Pronto? Pronto? Sono Giancarlo. Pronto? Ciao Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao. Ecco, scusa, prima la chiamata l'ho rifiutata perché devo chiamarti io per entrare in multiconferenza. Ecco. Io non lo so. Ok. Sì, adesso va benissimo. Ci puoi mandare il video, Giancarlo? Sì, ma io non ho i video come sapete, purtroppo. Ah, ok, ho solo l'audio, già è vero, vero, solo audio. È solo l'audio, purtroppo certo, non ho certo, i video. Certo, io. Certo. Arriverà il momento, ma qua in montagna è difficile. Certo. Perfetto, allora la parola a Claudio Stessi che condurrà questo spazio. Va bene. Oh, è arrivato? Sì. Buona conversazione, allora. Ok, grazie. Pronto? Sì, Claudia, pronto, a te la parola. Sì. Lo vedo però, ma non hai il video, non hai il video, non hai il video. Perché è in montagna con la chiavetta. Quindi solo audio. Pronto, aspetta, Claudia? Perché mi sta... Ok, no, vedevo che era in chat anche su Facebook. Però siamo in diretta, Claudia. Lo so che siamo in diretta, ho capito. Giancarlo, pronto? Pronto, Claudia, sì, ti sento anche se si parla sempre, non sento più. Va bene, ci sono. Ok, benissimo. Allora, vuoi dirmi esattamente di cosa ti occupi, qual è la tua qualifica? Me la dici te? Ti presenti? Sì, io sono Giancarlo Calciolari e ho più di una formazione, nel senso che ho da non molto ripreso la pratica di psicanalista e che non ho, diciamo, mai abbandonato come elaborazione, e l'altra parte della formazione che forse interessa di più le moltitudini è che sono uno chef di cucina e anche pasticcere, eccetera. E quindi intervengo per e tra l'altro ho affrontato la questione della cucina con un libro sulle varie questioni che pone alla vita e non solo, che ne so, anoressia e bulimia, della quale si potrà anche parlare un giorno. Intervengo rispetto a questa elaborazione teorica e quindi rispetto alla psicanalisi. Anche la cucina l'ho affrontata e l'affronto con la psicanalisi. Certo. Nel dibattito che abbiamo avuto finora abbiamo parlato un po' del fenomeno del piccolo spaccio, poi siamo finiti anche ad altri argomenti ed è venuta fuori una notazione del fenomeno del, pardon,
Ah, degli psicofarmaci, sì. Sugli psicofarmaci. Abbiamo sì. detto che a volte noi parliamo degli psicofarmaci come di droga di Stato, specialmente rispetto sì. all'uso, anzi all'abuso che ne viene fatto nei carceri per tenere sedati i detenuti, che spesso poi sono magari dei consumatori o dei tossicodipendenti o dei coltivatori, comunque una grossa percentuale di carcerati sono legati alla violazione delle leggi sulle droghe ed è un po' puffo, tra virgolette, come si mettano dentro per evitargli un consumo e poi dentro si rimbombano, diciamo quasi forzatamente, con delle droghe legali di Stato. Se hai qualche osservazione da fare su questo argomento, mi sembra che sia un argomento che fra quelli che ti interessavano, non se gli psicofarmaci legati al carcere, però magari partiamo da qua e poi dopo ci allarghiamo anche. Sì, non so se capisco tutto, la ricezione non è perfetta da parte mia. Allora, rispetto alla questione degli psicofarmaci, intanto sottolineerei un aspetto che come da una parte c'è la proibizione per quanto riguarda le droghe, no? La quale è per opposizione, insomma, per una questione di libertà, parliamo di antiproibizionismo, dall'altra parte c'è la prescrizione. Cioè, questa cosa che oscilla tra droga e psicofarmaco viene da una parte proibita, da una parte c'è il sistema illegale e dall'altra parte il sistema legale lo prescrive. Ora, non so se nota in Italia, ma una decina d'anni fa si è conclusa una ricerca di un'equipe pagata per 10 anni in Francia che doveva portare a conclusione che cos'è che distingue gli psicofarmaci dalle droghe. Non hanno saputo rispondere. Dopo 10 anni di lavori non hanno saputo rispondere. In effetti è una distinzione della società. Infatti sappiamo, no, che l'eroina è stata inventata come un farmaco, poi è diventata una droga, e così altri farmaci possono avere, altre sostanze, diciamo, possono avere questa oscillazione. Ecco, rispetto a questo si può cominciare a intendere il perché di quei paradossi, cioè che da una parte sembra che vogliano limitare l'abuso di psicofarmaci e dall'altra parte sono spronati. E oggi siamo al punto che, e questo è emerso in un'intervista allo psicanalista francese Eric Porge, che sono stati prima creati dei farmaci e dopo è stata inventata la malattia. A questo livello è chiaro che è business, è puro business, è solo per vendere. Si può anche fare l'esempio, come l'ha fatto Eric Porge. Si tratta del Ritalin, quello che poi ha dato la partenza a tutta questa questione dell'iperattività dei bambini. Ecco, queste, attorno a questi elementi non c'è molto dibattito. Ci sono alcuni gruppi che giustamente avversano questa espansione, ma una lettura di qual è l'impostazione della società rispetto ai farmaci e alle droghe, che toglie questi apparenti paradossi, c'è qua e là, da qualche parte c'è qualche elemento, ma non è che ci siano. Se dovessi dire, se dovessi consigliare dei libri, non saprei che libri dire. Prego, non... sì. Se c'è qualche questione rispetto a questo, c'è una domanda che viene dalla chat che volevo fare, la riporto. La domanda sì. è, non si potrebbe dire che gli psicofarmaci sono diversi dalle sostanze stupefacenti perché sono usati in appoggio a una terapia, cosa che non avviene con le sostanze? Perché lui dice la funzione per la quale si usa una sostanza, cioè secondo lui la funzione è diversa sì. se viene usato come terapia o se viene usato, forse lui vuole dire in senso ludico, anche se alla fine molto probabilmente il ludico contiene un aspetto terapeutico. Questa è la mia opinione, ma volevo sentiamo invece che
che ci dici te, Giancarlo? Sì, il diciamo che il la sostanza nell'uso in accompagnamento alla terapia è comunque in accompagnamento a quella che si chiama la psicoterapia, che poi ce ne saranno perlomeno un 200 forme, mentre invece di psicanalisi ce n'è una sola, per quanto ci siano varie correnti, ma la psicoterapia sfiora le questioni, detto in breve, non affronta la questione della parola, e è contentissima di disfarsi del sintomo, quando invece in quel sintomo c'è tutta la vita di quella persona. Quel sintomo richiede un'articolazione, un'elaborazione, non è una cosa così, così semplice. Allora potrei dire che la psicoterapia è sostanziale e mentale, non è ancora intellettuale, è un arrangiamento, è una sicuramente può essere d'appoggio, e sicuramente se qualcuno se la pone per questa via occorre anche affrontarla per questa via della psicoterapia, ma in sé che la sostanza sia in appoggio, in aiuto a una forma di intervento che è già sostanziale, che presume già di poter dirigere l'avvenire della persona, del soggetto in questione, con una sostanza. Cioè c'è una credenza nella chimica, nella metachimica, nell'alchimista, al posto di Dio nel secolarismo è rimasto questo alchimista, che va messa in discussione anche questa. Lo so che non è facile, ma la società, quando non è intellettuale, e mi pare che ci siano pochi esempi di società intellettuale, è un'enorme gestione di sostanza, non solo degli psicofarmaci e della droga, ma anche della carriera come sostanza, di un'automobile come sostanza, di altri umani come sostanza. È molto più larga, diciamo, la questione, pur parlando di che cosa sia questo psicofarmaco. Poi, se non c'è un'altra questione, c'è un dettaglio che voglio precisare attorno allo psicofarmaco. Sì, certo, precisa pure. Sì? Sì. Rispetto alle parole, no? Cioè, com'è entrata questa questione? Non viene quasi mai ripresa in considerazione l'etimologia della parola, no? Farmaco. Farmaco, che ha la stessa radice di farmacia, dal greco è colpo. Cioè si tratterebbe di una vita per colpi. E non è che non ce ne siano, c'è tutta una letteratura, dal colpo di testa, al colpo di fulmine, al colpo di stato, ci sono parecchie di queste questioni. Ora, se si va a leggere dov'è che emerge questa questione del farmaco, che è sia rimedio che veleno, emerge in Platone, e un filosofo francese molto noto, che è morto qualche anno fa, Jacques Derrida, forse il suo testo più importante, era proprio La farmacia di Platone. Il farmaco sta in questa caverna. E come nasce questa caverna, questa farmacia? La farmacia dell'Occidente è la caverna platonica. Mi permetto questa parentesi, ma forse si può intendere. La trovo molto pertinente, Giancarlo. Esatto, ti ringrazio. E c'è questa parola, farmacon, che c'è nel testo di Platone, e una volta è letto come veleno, ma è ancora la stessa parola. Però in quel caso, che è la cicuta, che viene tradotta con la cicuta, no, di Socrate, in quel caso diventa cicuta. È curioso che questo colpo fa bene e fa male. Sta nell'agnosi, e infatti, insomma, chi si accontenta degli psicofarmaci o si accontenta della droga, e io non ho ovviamente non ho nulla contro chi fa uso né dell'uno né degli altri, io mi pongo la questione per ciascuno, e me la sono posta anche per me, intellettuale di questa questione della droga e del farmaco. La droga invece ha un altro etimo, tra l'altro, che è più gentile, no?
mi viene dalle spezie, la droga, c'era la drogheria come la farmacia, e anni fa c'era la, insomma, 150 anni fa il farmacista era lo speziale, si trattava di spezie, si trattava di questo, cioè si trattava dell'arte, dell'artificio, e anche la cucina è questo, cioè abbiamo lì qualcosa, un pesce, una carne, cosa facciamo? Mettiamo del pepe, mettiamo degli aromi, mettiamo degli agrumi, si interviene per un accento. Questo accento non è naturale, è l'arte, è la via dell'arte. Allora, che ci sia un uso di elementi per accentuare la vita, si può dire che ancora non è preso nella significazione sociale della droga cosiddetta e dello psicofarmaco cosiddetto. C'è un altro modo, per cui si può fare attenzione a quando nella storia, insomma, nelle società c'è stato un impiego di sostanze, insomma, che non è stato letale, che non ha dato tutta questo negativo. Io ho sentito qualcosa attorno all'intervento di Bellelli sulle sostanze, che ne so, nello sciamanesimo forse. È chiaro che è differente, ma se noi ci mettiamo con un occhio ingenuo a leggere il caffè nella società occidentale, per quanto si dica, pochissimi ritengono bevendo una tazzina di caffè di fare uso di droga. Eppure la questione c'è, ma non nel senso sociale di assumere una sostanza per modificare lo stato, ma di un'arte del vivere, perché non c'è. In effetti si tratta anche di cucina per me stasera. Non c'è una natura senza cucina, per cui c'è una vita che per noi sarebbe quella bestiale e naturale degli umani, che non è nemmeno da provare, visto che quella culturale dà lo stesso questi sconquassi, no? Di guerre e altre questioni. Quindi affrontare con ingenuità assoluta la questione della droga e dei farmaci e degli psicofarmaci è una cosa che non trovo molto, cioè non trovo molti testi, molti colleghi ed altro che si ponga questa questione. Eppur si pone, faccio solo un esempio, quando io non so che cosa accada quando si va dagli psicoterapeuti, so qualcosa quando si va dallo psicanalista. E incontro psicanalisti, faccio interviste, in particolare agli psicanalisti francesi che sono stati allievi di Lacan. Ebbene, quando qualcuno che ha un, tra virgolette, problema di droga, potrebbe essere anche non tra virgolette, comunque chi enuncia, perché può anche non averlo come problema, no? È quel che ho accennato un attimo fa, ma chi enuncia un problema con la droga o con lo psicofarmaco, lo psicanalista non pone un'interdizione a proposito di proibizione, che è un'altra struttura nella parola. Non è proibizionista, non è che è puro e deve porsi a, mi arriva uno con gli psicofarmaci, assolutamente se vuole cominciare un'analisi deve smettere con gli psicofarmaci. No, perché no? Perché gli psicofarmaci sono presi in una materia linguistica che occorre che si esplori. Perché come fa invece la società che fa la sostituzione? Cioè toglie l'eroina e mette la stessa roba con un altro nome, non sto neanche lì a dirlo. Lì invece si tratta che quella vita che si è annodata attorno agli psicofarmaci, e anche per me gli esempi sono legione, occorre che trovi, insomma, che questa materia linguistica aggrovigliata attorno a tutta questa questione trovi la dignità intellettuale di dirsi. Ecco perché talvolta quelli che guariscono oppure che si pongono in ben altro rapporto con queste questioni sono arrivati quasi per un processo di scrittura oltre che di lettura, e si trovano con tutt'altra materia, no? Ne fanno un romanzo, ne fanno un libro, ne vanno a parlare in televisione. Quelli che ne parlano nello spettacolo, secondo me, sono a ricaduta prossima. Tuttavia può anche darsi che quella trasmissione sia civile, qua stiamo facendo una televisione civile, civilissima mi pare, e è un contributo alla civiltà, non al rincoglionimento di massa, e quindi ci sono delle trasmissioni, non è che sia tutta così, non è che leggo tutta al negativo le televisioni le più note. E quindi può anche darsi che ci sia per davvero anche quella manifestazione lì, che ha molto dello spettacolare, che ci sia un itinerario che ha portato a
a leggere altrimenti, con un'altra linguistica, l'ha affrontata quella questione. È rarissimo, ma c'è. Certo. È interessante tutto il discorso che collega il cibo alle droghe, perché in realtà le droghe, noi le conosciamo, il primo nome delle droghe è quello che ci veniva dall'Oriente, le droghe che usavamo per mangiare, infatti resta ancora il nome di drogheria ad alcuni negozi sì. alimentari, e sicuramente mi ha fatto venire in mente poi in chat che Gianni Colacione ci ha ricordato giustamente che anche lo zucchero bianco, per esempio, è una sostanza psicoattiva. Cioè, ci sono molte componenti del cibo, specialmente in quello moderno, ma anche in quello antico, diciamo, per altri aspetti, che possono essere assimilati a sostanze psicoattive o a droghe, appunto. Io penso allo zucchero, ma possiamo pensare anche al glutammato di sodio, che poi è un praticamente è un diciamo un sapore che viene aggiunto al cibo, che in realtà noi lo conosciamo come dato da brodo nelle nostre culture, ma se si va nei negozi di cucina cinese viene venduto a etti, ci sono dei sacconi enormi da chili e chili di glutammato, ed è a tutti gli effetti una polvere bianca che assomiglia molto allo zucchero e che per altri aspetti assomiglia molto anche alle droghe, ed è sicuramente una droga alimentare perché dà un tipico sapore che poi in qualche maniera crea una forma di dipendenza come quella che vediamo creata poi ai gatti quando si abitano a un certo tipo di croccantini e impazziscono sì. se non hanno anche, quel tipo di marca. Gli umani, sì. Esatto, quindi sì, vediamo tutti i bambini sì, come vengono fatti diventare esatto, dipendenti alle statè oppure alla cioccolata, no? Ci sono tanti aspetti che legano le droghe insieme al cibo. Sì, è anche un modo di certa, non tutta, e di certa pubblicità. Cioè alcuni cibi vengono proprio proposti o come droghe, ma non solo i cibi, anche un'auto, ma comunque il cibo, parliamo del cibo, è proposto o come droga o anche come farmaco. La pubblicità della Danone punta alla salute, cioè non è che uno mangia lo yogurt perché è buono, lo mangia perché lo fa digerire bene, lo fa star bene, gli regola le funzioni dell'intestino, eccetera. Questo a livello diciamo più soft, però c'è questa questione. E sì, negli Stati Uniti... Ah, scusa, sì. Sì, negli Stati Uniti ne ho fatto l'esperienza. C'è zucchero dappertutto, anche in quel che non sappiamo, cioè tutte le salse che da noi sono salate, la maionese eccetera, c'è zucchero. Forse pian piano comincia anche qui, perché? Perché è un modo sì di creare una fidelizzazione, una dipendenza. È chiaro che c'ha, che ci sono questi aspetti, e quindi si pone anche lì la questione intellettuale attorno al cibo, che è vasta, insomma, si può affrontare in vari modi. Sì, perché poi sembra che la differenza fondamentale sia nella dose, che poi è relativa naturalmente a ogni individuo, cioè la differenza tra farmaco e veleno, sia quando si parla di cibo che quando si parla di sostanze psicoattive, la differenza sta proprio nella dose, che non soltanto è singolare, ma è anche riferita ad ogni individuo, è diversa per ogni individuo che poi la assume. Per cui è un discorso di responsabilizzazione e di autoconoscenza. E in questo in parte poi si può intravedere anche un tipo di percorso che sia nella conoscenza di noi stessi e nel non affidarsi per forza a degli sciamani o a dei moderni sciamani scientifici, appunto alchimisti, ma riuscire a trovare in un percorso di autoconoscenza una dose, delle dosi giuste, che siano giuste ed equilibrate e compatibili con la nostra personale e unica vita, perché naturalmente ogni persona è unica e dovrebbe essere che ogni persona poi sa ben da sé che cosa è più adatto alla sua sopravvivenza e al suo benessere, perché poi ci si immagina che l'uomo tenda spontaneamente a stare bene, non a stare male, almeno quello, questo è quello che sembra osservando i bambini. E però con Freud poi si capisce che c'è anche la seconda versione, chissà perché c'è sto masochismo di massa che non è sempre la cura della morte. Sono delle interessanti poi controteorie anche a quelle di Freud, ed è, vabbè, un discorso che ci porterebbe anche molto lontano sicuramente, però alla fine voglio dire, riportandola su un livello più quotidiano, più terra terra, chi glielo fa fare a un ragazzo di 21 anni di spendersi in modo il sabato sera per stare male e vomitare? Cioè molto probabilmente il ragazzo di 21 anni tenderebbe naturalmente a spendersi lo stipendio per il quale ha lavorato tutto il mese per stare bene e per avere una serata gradevole e piacevole, non per contorcersi in terra
in preda con atti di vomito, perché non sa nemmeno che pasticca ha preso e che cosa ha bevuto. Diciamo pragmaticamente c'è questa questione. Sì, ma non c'è solo la conoscenza, c'è l'inconscio. In che senso? Che poi c'è chi vorrebbe fare uso moderato di vino, di altre cose, e non ce la fa ed è preso. Allora lì la questione è che la chissà perché la chiamo materia aggrovigliata, questa matassa ha un filo ed è linguistico. Ecco, sì. Occorre affrontarlo. Faccio un esempio che per me è un esempio che potrebbe essere anche rispetto alla droga, ma in realtà è una bella fiaba su un animale. L'ha raccontata Jacques Lacan, l'ha riraccontata Verdiglione, l'ho raccontata più volte anch'io, ed è interessantissima. C'è una signora che va in analisi da uno psicanalista a New York, mi pare che si sia svolta, e quando sta per cominciare non si siede sul divano, c'è qualche questione. In breve, lei non vuole sedersi, non vuole sdraiarsi sul divano perché sotto, dice, c'è un coccodrillo. Lo psicanalista, che ha qualche problemino, insomma, di anche lui sulle questioni, è un realista. Non lo sapevamo se era un nominalista, stava lì ad ascoltare. Comunque è realista, fa un balzo, solleva il divano, cosa c'è di meglio, e le fa vedere che non c'è assolutamente nessun coccodrillo. La signora non tornerà più. Dopo qualche mese lo psicanalista incontra quel suo amico che gli ha mandato quella donna del coccodrillo in analisi e gli dice: e la signora come va? È venuta una volta e non l'ho più vista. E fa: non sai com'è, mi dispiace essere io a dirtelo, ma è morta. Come è morta? E dice: è andata a fare una visita allo zoo, è caduta nella vasca dei coccodrilli e l'hanno divorata. È vera la storia, non è inventata per l'occasione. Qual è la questione? La questione è che se nella mia vita enuncio qualcosa di coccodrillesco, di così strano, no? Cioè tutte le frasi che vengono dette attorno, per esempio, parliamo di quello, attorno agli psicofarmaci e attorno alle droghe. Faccio un esempio semplice che mi è molto vicino. C'è una signora che mi dice sempre: ma se io non prendo il Tavor non dormo la notte. Ecco. Se ripeto diventa vero. La profezia sì. È stata vera. Esatto, esatto. Ma quello che voglio far notare è che è importantissima questa frase. Non è che io la devo prendere una barzelletta, amica mia, signora mia, non c'è nessun problema, faccia meno del Tavor che dormirà ugualmente bene e ugualmente male. No, occorre che questa frase, se è ripetuta a ogni interlocutore e quasi ogni giorno, è la frase della vita ed è lei stessa la frase intellettuale in questione. Il coccodrillo, andava esplorata tutta questa genealogia del coccodrillo che ci sarà stata in questa storia e in questa famiglia. Invece, provocata alla negazione, la realizza. E questo è controtransfer, c'è cioè qualcosa di questo. Quindi, chi per conoscenza e per autoconoscenza, per autocoscienza, come vogliamo chiamarla, non arriva a fare un uso con regole, no? Con regole. Il vino è buono, ho capito, ma se me ne bevo un litro ogni sera, beh, non sono qui a parlare. Non discuto che io non bevo vino, ma non discuto che non sia buono. Me ne intendo ancora di vini, anche se io non ne bevo. Ma un bignè è buono. 15 bignè ogni giorno diventa una bulimia strana. E c'è una questione. Ma in quel caso il bignè è il coccodrillo, lo psicofarmaco è il coccodrillo, quindi non si tratta realisticamente di spiegare a qualcuno che non esiste problema, che gli psicofarmaci, che ne so, sono un'invenzione delle oligarchie per spacciare sostanza, ma che la vita vera è un'altra. Ah, dicendo questo non si ottiene nulla.
non è che non ci sia della verità in questa frase, ma non si ottiene nulla, quindi occorre nel dettaglio che la questione sia affrontata. C'è un uso di psicofarmaci, come, dove, perché, e invece sì, lo so, lo capisco e non lo condivido, ma sono in condizione di intenderlo, e c'è un uso di psicofarmaci che è massiccio. Io ho invitato, e se vorrai Claudia, invito questa persona, c'è una psicanalista, e io sono in zona di Trento adesso, ero di Verona prima, e il Marina De Carneri, che si è formata come psicanalista negli Stati Uniti e quindi ha come dire, il polso della situazione degli psicofarmaci negli Stati Uniti. Beh, qui da noi siamo nel paradiso ancora, nonostante io invece colgo la questione che è già massiccia. E nei psicofarmaci, ok, gli Stati Uniti come psicofarmaci, negli stati psicofarmacologici d'America l'assunzione di psicofarmaci è quotidiana a tutti i livelli, per dormire, per svegliarsi, per casarsi, e quindi si può discutere di tutto quel che c'è a livello delle oligarchie imprenditoriali e di assenza di etica per fare in effetti questo spaccio. Tuttavia poi nel dettaglio è ciascuno, no, come dicevi prima, che non delegando agli alchimisti, a come chiamarli, ai capocomici, ai capo delle nazioni, delle multinazionali, eccetera, che fanno anche cose interessanti. Ma c'è questo compromesso con la presunzione di che noi siamo prigionieri nella caverna, dobbiamo assumere sostanze, dobbiamo svegliarci con una sostanza, mangiare con altre sostanze, il cibo come sostanza e quindi come droga, e non come un elemento che pone un accento nella vita. Io vado da un amico viene da me e mangiamo delle ostriche con, gli ho fatto il battutino di scalogno con l'aceto ai lamponi, è vita, lo faccio per sfondarmi lo stomaco, per provare chissà che cosa. C'è una credenza, penso che ci siano moltissime persone che credono che esista per davvero la cucina afrodisiaca. C'è un malinteso. Non è che non esista la questione, ma non esiste in quanto tale. La modificazione presunta è ottenuta a livello di chi vende la sostanza. Infatti è con ironia che viene proposta. Nei ristoranti penso che venga sempre proposto qualche volta il menù afrodisiaco o qualcosa di afrodisiaco. Ma molto probabilmente è soltanto l'evocarlo che già lo rende afrodisiaco. È già soltanto il fatto che venga chiamato così, no? È più un sentimento, un senso di qualcosa di buono da pensare che non realmente l'effetto giocante, no? Esatto, sì, non è una grande credenza, ma è come la non grande credenza negli oroscopi, e poi non c'è giornale a grande diffusione, a piccola diffusione, serio, che non abbia il suo oroscopo. Quello è anche un po' un gioco sociale, eh? È un gioco sociale che noi usiamo anche per conoscerci, per avere gli argomenti di discussione, tu di che segno sei, che dice oggi l'oroscopo, guarda che è un grandioso gioco sociale. E poi tutti lo giochiamo credendoci e non credendoci contemporaneamente, perché sono pochi quelli che veramente poi diventano ossessivi e si fanno tutta la carta del cielo e hanno tutti gli aspetti. La maggior parte di noi sa benissimo di non essere simile a un dodicesimo della popolazione mondiale in tutto e per tutto, però ci si gioca, appunto nei momenti di conoscenza, di contatto tra persone, è un argomento che viene usato come un gioco di comunicazione. Sì, è un pretesto per la comunicazione. Occorre che rimanga un pretesto, che non sia il testo della vita. Ah no, certo, ma che... Sì.
Va bene Giancarlo, sì. Senti, noi abbiamo fatto le 10:30 passate abbondantemente, sì, volete sì, aggiungere sì. qualcos'altro? No, come primo approccio penso che qualche elemento sia stato posto, no, in questa conversazione, certo, tra di noi. Qualche elemento l'abbiamo dato e sarà molto bello anche magari sentirci e chiamare anche quest'altra tua collega che, Marina, sì. che mi dicevi, magari un'altra volta. Sì, d'accordo. Va bene, io ringrazio per l'apertura al dibattito che è rarissima. Siamo noi che ringraziamo te. Senti, ma siccome siamo rimasti senza Roberto che si deve essere addormentato, tu sai come interrompere la tua chiamata? Sai come c'è il simbolino rosso, io spengo quello, no? Il simbolino rosso, esatto. Perfetto. Il simbolino del telefonino rosso, ok? Bisogna che ti lasciavi da te purtroppo. Ti ringraziamo tanto. Grazie ancora. Ciao, alla prossima volta. Ciao. C'è nessun altro in linea? Ancora? In questa chiamata Skype? Io vedo soltanto io, c'era anche Giancarlo e Roberto che invece è assente. E allora a questo punto io concludo questa giornata di trasmissioni della TV Radicale, Web TV Radicale di domenica 16 ottobre, che ha visto come sempre delle, come dice Roberto, dei fantastici protagonisti, e il nostro consueto programma si è svolto, credo, senza grosse difficoltà, se non che mi sembra la trasmissione di Dimitri non è riuscita ad andare in onda, ma andrà in onda a quanto ho capito domani. E se Gianni vuol darmi dalla chat delle altre indicazioni su quello che devo dire in chiusura, perché ho un ruolo che mi pone un attimo preparata, quindi se il direttore della Web TV mi vuole dare delle dritte, delle indicazioni in chat, si può accomodare. Altrimenti vedo che non c'è niente. Buonanotte a tutti e alla prossima domenica con la Web TV Radicale, la TV delle scimmie, per voi da questo sito.